Benvenuti carissimi per delle nuove briciole di Vangelo. Oggi vedremo è proprio l'originale. Sì, cari amici, cari fratelli e sorelle, Gesù è proprio l'originale, è proprio quello che stavamo aspettando, è proprio lui, chiamiamola la soluzione ai nostri problemi. Brutto da dire, è la risposta di Dio al male che c'è nel mondo, è proprio lui. Ma siamo sicuri? Perché qualcuno, tipo il Giovanni il Battista, tra l'altro abbiamo festeggiato il 24 giugno da poco la sua nascita, ad un certo punto entra in crisi. Lo ricordate? Erano le briciole di Vangelo della scorsa volta, crisi, crescita. Ebbene lui in questo momento è in crisi. Perché si aspettava un tipo di Dio diverso da quello che pensava. Cioè, il Dio rappresentato in Gesù, manifestato in Gesù, non corrispondeva alle sue aspettative. E quindi a un certo punto fa una domanda a Gesù. Luca 7,19. Sei tu colui che viene o dobbiamo aspettarne un altro? Sei tu o ne dobbiamo aspettare un altro? Sei proprio tu l'originale? Ma partiamo dall'inizio della vita pubblica di Gesù, raccontata nel Vangelo di Luca, e arriveremo poi a questo capitolo 7 di Luca, dove appunto c'è questa crisi di Giovanni il Battista che chiede: sei tu l'originale o ne dobbiamo aspettare ancora un altro, visto che anche gli altri prima che sono venuti erano fasulli, non erano la vera risposta di Dio? Partiamo da Luca 4, versetti 14 e 15. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Bene, dopo il deserto Gesù, Luca 4, ritorna e inizia la sua missione dei 3 anni, terrena, chiamiamola così, la sua missione con la potenza dello Spirito Santo. La sua fama si diffonde perché inizia a fare cose potenti. Luca al capitolo 4, versetti dal 16 al 30, Gesù viene cacciato da Nazareth, l'unico posto dove non può operare tanti prodigi, ne ha fatti solo qualcuno, perché i suoi dubitano di lui. Addirittura gli dicono, hai fatto tante cose in giro, falle anche qua. Luca 4, versetti dal 31 al 37, scende a Cafarno e lì libera un uomo posseduto da degli spiriti impuri. Tutti dicono, ma è una nuova dottrina. Questo profeta ha questa parola forte, caccia addirittura gli spiriti. Luca 4, versetti 38-39, Gesù guarisce la suocera di Pietro da quella febbre mortale. Luca capitolo 4, versetti 40-41, quindi dopo la cena che la suocera di Pietro ha preparato, c'è scritto: al calar del sole tutti quelli che avevano infermi, colpiti da mali di ogni genere, li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano demoni. Quindi ecco, in questa serata, dopo la cena fatta dalla suocera di Pietro, è in piena forma, e caccia, libera, guarisce, sana, salva. Luca capitolo 5, versetti dall'1 all'11, si racconta la pesca miracolosa che Gesù fa fare a Pietro e ai suoi. In Luca capitolo 5, versetti 12, 13 e 14, viene descritta la guarigione del lebbroso, l'intoccabile, l'inguaribile viene toccato e guarito da Gesù. Quindi in Luca capitolo 5 versetti 15 e 16 è scritto: la sua fama si diffondeva ancor più, folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro infermità. Quindi Gesù è sempre più, la sua notorietà è sempre più grande. Allora tutti vengono per ascoltarlo, perché aveva una parola nuova come predicazione e oltretutto riusciva, e lo faceva in modo naturale, col soprannaturale, di guarire tutti. Luca 5, versetto 17, ascoltate bene, un giorno Gesù sedeva insegnando e la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Luca 5, 18, 26, Gesù dice a quell'uomo: alzati e cammina, e si mette a camminare. Luca 6, versetti dal 6 all'11, Gesù guarisce quell'uomo dalla mano inaridita. Luca capitolo 7, versetti dall'1 al 10, Gesù guarisce il servo del centurione, basta che dici una parola e mio servo sarà guarito, e il servo è guarito. Luca capitolo 7, versetti dall'11 al 17, c'è la potente resurrezione del figlio della vedova di Nain.
Ecco, abbiamo dal capitolo 4 al 7 abbiamo fatto questo excursus della potenza di Gesù. Ma allora perché Giovanni è in crisi? Che cosa non andava di questo Dio? Beh, perché Giovanni, come tanti altri, che conoscevano l'Antico Testamento, c'era l'attesa del Messia, di questo unto dal Signore che avrebbe liberato il popolo di Dio, come aveva già fatto tante volte in passato Dio attraverso i giudici, i profeti e così via, re, li avrebbe liberati dai nemici, e in quel caso erano i romani, questi invasori. E quindi il popolo di Dio, compreso Giovanni Battista, voleva essere libero, ma questo Gesù non stava operando come si aspettavano loro. E allora leggiamo Luca 7, versetti dal 12 al 23, così comprendiamo questa crisi di Giovanni il Battista e comprenderemo che Gesù è l'originale. Anche Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutti questi avvenimenti che abbiamo letto fino adesso. Giovanni chiamò due di essi e li mandò a dire al Signore: "Sei tu colui che viene o dobbiamo aspettarne un altro?" In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: "Andate, riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona novella. E beato chiunque non sarà scandalizzato di me." Beh, a questo punto Gesù, per dare ancora, per confortare Giovanni Battista che era in prigione, gli dice: "Guarda, chi sono io, che cosa faccio quindi? Cosa faccio e quindi chi sono io?" E guarisce, libera, sana, salva ancora. E gli dice: "È questa la vera missione di Dio che porto avanti. È felice chi non sarà scandalizzato di me." Quindi Gesù sta dicendo a me e te: io sono l'originale, io sono la vera risposta di Dio a tutta la tua vita, a tutti i tuoi problemi, a tutte le difficoltà, a tutti i vuoti. Io sono l'Evangelio, la lieta novella per te. Devi solo non scandalizzarti, cioè se non ti arriva subito la risposta, se qualcosa non va secondo il tuo schema, non scandalizzarti, non bloccarti, ma continua a fidarti di Dio, perché Lui è l'originale, Lui è quello che funziona. E se noi abbiamo fiducia di questo, lo proclamiamo nostro Signore e Salvatore, lo crediamo, lo vedremo in azione e avremo le stesse risposte che ha avuto Giovanni il Battista. Ecco quindi che con queste briciole di Vangelo noi possiamo credere all'originale e possiamo vederlo in azione in questa nuova settimana, fino alle prossime briciole di Vangelo.